Visto che è stata realizzata una nuova ristampa della saga della Spada di Ghiaccio di Massimo De Vita, dotata di una nuova colorazione, curata a quanto pare da Fabio Celoni, come fu per esempio per l'Inferno di Topolino, ho pensato bene di dedicare un video della serie collezionistica ad alcune delle mie versioni della Spada di Ghiaccio. Non avendo i Topolino della prima storia della saga, ho sempre cercato di recuperare quella storia in tutti i modi possibili. Il primo approccio a quella storia fu con Topolino Adventure numero 3. Lo acquistai pensando che sarebbe stata pubblicata tutta la storia, quindi ci fu un po' di delusione per non averla tutta completa. Quindi le ristampe in volume erano sicuramente molto appetibili. Tra l'altro, una delle prime raccolte in volume della saga fu realizzata, se non ricordo male, negli anni 90, dedicata agli abbonati. E per eventi che poi sono sfuggiti fuori dal mio controllo, non sono riuscito a metterci le mani, perché all'epoca, da studente universitario, c'era uno dei miei amici che, conoscendo la mia passione disneyana, sperava di riuscire a portarmelo quantomeno in visione. Ma purtroppo ciò non fu possibile. Qui vi presento tre delle quattro versioni in volume della saga della Spada di Ghiaccio. Manca solo la versione uscita con i classici del fumetto di Repubblica. Partiamo da Spade, Paperi e Magie, volume di Disney Libri del 2002, aperto dalla parodia del Signore degli Anelli, ovvero Il Signore del Padello di Giorgio Pezzi e Franco Valussi. Subito dopo troviamo i tre capitoli originali, quelli scritti da Massimo De Vita, della saga della Spada di Ghiaccio, ovvero La Spada di Ghiaccio, Il Torneo dell'Argar e Il Ritorno del Principe delle Nebbie. Andiamo quindi al terzo volume di 6 di Disney Fantasy, datato giugno 2011. È interamente dedicato a parte a un paio di riempitive alla saga della Spada di Ghiaccio, presentata questa volta in tutta la sua interezza, inclusa la storia sulla Bella Addormentata nel Cosmo, scritta da Fabio Michelini all'incirca 10 anni dopo l'uscita della storia del Ritorno del Principe delle Nebbie. Né questo volume né quello precedente presentavano alcun articolo di approfondimento, cosa che invece è presente nel terzo volume che sto per presentarvi. Sto parlando di un volume speciale all'interno della serie Le più belle storie della Giunti, interamente dedicato anche questo alla saga della Spada di Ghiaccio, senza però i riempitivi che c'erano sul Disney Fantasy numero 3. In questo caso, peraltro, in più rispetto a quel volume lì, oltre al formato cartonato e alla carta plastificata, abbiamo anche un articolo di approfondimento introduttivo, in cui, tra citazioni dello stesso De Vita e ricerche di archivio, riusciamo a scoprire un po' di curiosità, incluso il motivo che ha spinto, dopo 10 anni Massimo De Vita, a ritornare a realizzare una storia all'interno della saga. Gaudenzio Capelli infatti provò in varie occasioni a convincere De Vita a riprendere la saga, ma soltanto il soggetto di Fabio Michelini spinse l'autore a tornare nell'Argar. A interessarlo fu in particolare quel mix di fiaba e fantascienza che è spesso in moltissime storie marchio di fabbrica proprio di Michelini. All'appello, come detto, manca il volume uscito all'interno dei classici del fumetto di Repubblica, la serie Oro in particolare. Questo perché si trova in un'altra collocazione al momento e non so se prima della fine di agosto riesco a portarlo qui. Però anche in quel caso siamo di fronte a un volume ricco comunque di redazionali, tutti posti all'inizio. E ovviamente anche in quel caso vengono pubblicate tutte e quattro le storie. Quindi le tre da autore completo di De Vita e la quarta realizzata su testi di Michelini. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di questa serie collezionistica. E quindi, saluti a tutti!